Oggi vi porto a fare un giro dietro le quinte del canale Tutorial Express e vedremo come realizzo i miei video. La prima cosa che faccio quando voglio registrare un video, se non ho ispirazione, è sicuramente quella di andare su Airtable e guardare la lista di idee per i prossimi video. Dopodiché ne scelgo uno e mi metto a prepararlo. Se bisogna creare dei capitoli, cioè quei titoli che vedete apparire durante i miei tutorial, con la scritta bianca su sfondo nero leggermente trasparente, devo semplicemente fare clic su un pulsante che ho sul mio tablet, questo sfruttando Deckboard, e si aprono delle pagine web. Li devo semplicemente scrivere in una tabella di Airtable e poi, usando Integromat, un ottimo servizio per le automazioni, ci ho anche creato un tutorial se vi può interessare, creo delle slide con lo sfondo verde su Google Presentazioni e mi faccio inviare il link su un canale Telegram in cui ci siamo soltanto io e il bot di Integromat. A questo punto, salvo le slide in PDF nella directory predefinita che utilizzo per i capitoli e le inserisco in OBS Studio, sfruttando il filtro Chroma Key. In questo modo posso eliminare lo sfondo verde e ottenere semplicemente le scritte con uno sfondo nero leggermente trasparente. Dopodiché, dopo aver impostato i capitoli, penso a ciò che devo dire e molto semplicemente faccio clic sul tasto Rec. Inizio a registrare. Alla fine della registrazione, se devo montare, mi metto a montare, ma nella maggior parte dei casi non ce n'è bisogno. Poi, sempre sfruttando Deckboard, apro la pagina per caricare il video e apro anche il software Photoshop per realizzare la miniatura. Se devo mettere i capitoli sulla barra di scorrimento del mio video che vado a pubblicare, apro il file con i timestamp creati da un plugin di OBS Studio chiamato InfoWriter. Se vi interessa, ci farò un tutorial dedicato. Inserisco i tag dei minuti e dei secondi all'interno della descrizione e le eventuali schede. E poi, dopo aver ultimato la miniatura, sono pronto a pubblicare il video. Dopo la pubblicazione, parte uno scenario di Integromat che inserisce titolo, link, durata del video, data di pubblicazione e altre statistiche su Airtable e titolo e link su Google Documenti. A questo punto, se non devo fare delle altre modifiche, che possono essere per esempio delle censure, il video è pronto e voi potete guardarlo. Beh, se vi è piaciuto questo giro dietro le quinte del canale di Tutorial Express, fatemelo sapere con un like qui sotto e un'altra cosa che volevo dirvi, infine, è assolutamente grazie, perché grazie a voi siamo riusciti ad arrivare a essere in 300 ad un anno dell'apertura del canale e questo mi rende davvero molto molto felice e le uniche persone che devo ringraziare siete voi. Quindi volevo dirvi assolutamente grazie. E detto questo, se non volete perdervi i prossimi video, potete iscrivervi a questo canale con la campanella e se poi volete avere link, contenuti e risorse extra, potete venire su Telegram a chiocciola Tutorial Express e infine, se poi non volete perdervi tutto ciò che faccio e tutto ciò che scopro ogni settimana, vi potete unire alla mia newsletter che trovate su txpressyt.substack.com. Detto questo, il video è finito e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!